Napoli ospita dal 3 al 9 giugno il 25esimo raduno nazionale dei Vigili del Fuoco. Tanti gli appuntamenti fino a sabato 9, quando i caschi rossi saluteranno la cittadinanza con una sfilata che attraverserà Napoli da Piazza del Gesù a Piazza Plebiscito. In occasione della giornata della sicurezza organizzata nell'ambito del raduno nazionale, questa mattina a Piazza del Gesù Nuovo è stato allestito dal personale dell'Associazione Vigili del Fuoco di Napoli e Benevento, in collaborazione con il Comando Vigili del Fuoco di Napoli, il percorso ludico Pompieropoli. Hanno partecipato alla manifestazione due scolaresche di ragazzi diversamente abili dell'Associazione AIAS di Napoli e Benevento. Apriva il percorso ludico il vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice. Praticamente oggi continua il programma del 25esimo raduno dei Vigili del Fuoco che hanno scelto la città di Napoli, un'occasione straordinaria. Oggi in questa location molto bella c'è Pompieropoli dedicata ai ragazzi ed è un ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco, davvero di tutta Italia e in modo particolare di Napoli. Qui ci sarà un raduno straordinario con esercitazioni, l'avvicinamento a piccoli esercizi che si faranno con i bambini. È molto importante perché questo è il tema della prevenzione, del tema di avvicinamento. Noi abbiamo molto collaborato, perché è giusto ed è soprattutto un tributo da dare a tutti i Vigili del Fuoco, affinché i bambini, i ragazzi, i cittadini si interessino anche dei buoni comportamenti per la salvaguardia di quelle che sono le nostre città e per le norme di sicurezza.